Buongiorno e bentrovati a tutti. Oggi vediamo come settare i parametri di questo controller per caricabatterie solari, molto diffuso. In questo controller di carica della batteria il pannello fotovoltaico viene collegato positivo e negativo all'estrema sinistra, la batteria 12, 24, 48 volt al centro e il carico all'estrema destra. Se vi piacciono i miei video vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere like e eventualmente attivare la campanellina per ricevere le notifiche. Questi controller di batteria e solari ne esistono di diversi modelli che differiscono essenzialmente per il tipo di voltaggio di batteria collegabile, la corrente di carico e di scarico massima, il tipo di pannello fotovoltaico a cui si può collegare e la tensione di equalizzazione che dipende dalla batteria, se al piombo acido, se al litio o se una batteria al piombo gel. Per illustrare il funzionamento di questo dispositivo ho collegato l'ingresso centrale della batteria al mio alimentatore variabile 12 volt e all'uscita del carico ho collegato anche un diodo LED 12 volt con una opportuna resistenza per visualizzare lo stato del carico. Per settare i parametri di questo controller abbiamo tre pulsanti frontali, il primo serve per accedere al menu e gli altri due per salire o scendere nella regolazione. Premendo il pulsante possiamo entrare nei vari settaggi. Il primo menu ci consente di settare il voltaggio massimo della batteria oltre la quale questa non sarà più ricaricata, nel nostro caso 13,7 volt. Il secondo pulsante ci consente di settare il voltaggio al raggiungimento del quale si riconnetterà il carico all'uscita e il terzo ci consente di settare il voltaggio che stacca il carico dalla batteria perché è troppo scarica. Poi abbiamo un quarto menu che ci consente di impostare la durata in ore di attivazione del controller, il tipo di batteria, se al piombo gel, se al litio, eccetera, e infine ritorniamo al menu principale. Ogni qualvolta ci troviamo all'interno di uno di questi menu, tenendo premuto sempre lo stesso pulsante per qualche secondo, accediamo alla modifica di quel voltaggio, di quella impostazione. Passando all'atto pratico, vedete, premendo il pulsante menu a sinistra, scorriamo tra le varie voci di menu che possiamo andare a settare e poi torniamo all'inizio. In particolare, in questo caso, la tensione massima del pannello fotovoltaico oltre la quale la batteria non viene più caricata è 13,7 volt. Viceversa, la tensione di riaggancio del carico finale è di 12,6 volt, quindi una volta che la batteria si sarà ricaricata fino a 12,6 volt si riattiverà il carico all'uscita, quindi il nostro LED verde. 10,7 volt invece è la tensione di sgancio del carico, quindi quando la batteria scenderà al di sotto dei 10,7 volt la nostra lampadina, il nostro LED smetterà di essere acceso. Se volessimo per esempio andare a modificare questo parametro della tensione massima, andiamo a tenere premuto per 2 secondi, il valore lampeggia e con i tasti più e meno possiamo andare a incrementare o diminuire questo valore di tensione oltre la quale la batteria non verrà più ricaricata. La stessa cosa per gli altri parametri, cioè per la tensione di riaggancio del carico 12,6, anche qui andiamo a tenere premuto il valore lampeggia e possiamo stabilire una tensione diversa oltre la quale vogliamo che si riagganci il carico all'uscita. Quindi anche per la tensione massima di scarico, che era di 10,7 volt, possiamo andare a modificare questa tensione oltre la quale, per preservare la batteria, il carico verrà staccato e non si fornirà più alimentazione. Una volta fatta questa modifica verrà automaticamente presa dal sistema. A questo punto, con il mio alimentatore variabile, vediamo come intervengono questi sistemi al variare della tensione della batteria.
Per esempio, nel caso in cui vedete, io setto il voltaggio della batteria a 13,8 volt, chiaramente il pannello fotovoltaico non è collegato, ma in questo caso sarebbe stato staccato perché ho superato i 13,7 volt, e viceversa, invece, se abbasso la tensione fino a scendere al di sotto della soglia dei 10,7 volt, che è quella di sgancio del carico, il mio LED verrà spento e il carico verrà sganciato. Viceversa, rialzandosi la tensione della batteria ricaricata dal pannello al di sopra di 12 volt, il carico verrà riattivato. Vedete il LED che si riaccende. Se la tensione si riabbassasse al di sotto della soglia, per proteggere la batteria, il carico verrà nuovamente sganciato per poi essere riattivato al di sopra di 12 volt, come da me impostato. Per quanto riguarda il menu delle 24 ore, questo consente di regolare il tempo di attività del controller da 0 a 24 ore, oppure in alcuni modelli più evoluti anche di impostare l'accensione del modulo dall'alba al tramonto. Il menu della batteria invece consente di regolare in pratica il voltaggio massimo oltre il quale il controller non carica più la vostra batteria. E questo, come da manuale, dipende dal tipo di batteria che voi avete installato, cioè sia al gel, sia al piombo, se al litio, eccetera. Ovviamente i parametri di default che trovate nel dispositivo appena acquistato sono quelli di una batteria piombo acido con la carica di mantenimento a 13,7 volte, lo sgancio a 10,7 volte e il ricollegamento a 12,6 volte. Concludo dicendo che il nostro carico può essere acceso o spento premendo il relativo pulsante in corrispondenza della lampadina che lo collegherà e scollegherà manualmente. Bene, io vi ringrazio, spero che questo video vi sia stato utile. Se è così, vi invito a mettere like, iscrivervi al canale, attivare la campanellina e vi do appuntamento alla prossima volta.